Pagnoncelli, agli italiani piace o no il Green Pass? Mi piace perché nonostante sia calata un po' la preoccupazione, però permane una grande cautela, una grande prudenza. Lo vediamo col cartello 2, il 66% si dichiara favorevole ed è un dato assolutamente stabile rispetto a gennaio, 1 su 4 invece è contrario e i contrari sono prevalentemente per due ordini di ragione: primo, perché lo considerano una lesione dei diritti individuali; secondo, per le conseguenze economiche che potrebbe avere il Super Green Pass. Professore, serve ancora il Green Pass? Ma io credo che il Green Pass, almeno come io l'ho sempre interpretato, rimane uno strumento per invogliare la gente a vaccinarsi, ovvero in questo ultimo periodo praticamente per costringerla, cioè un obbligo indiretto. Mi pare che abbia portato dei risultati straordinari, perché da quando è stato introdotto nel luglio del 2021 ad oggi ha guadagnato circa un 30% della popolazione. Possiamo pensare di avere un Green Pass che dura in eterno? E quindi qual è l'obiettivo di un Green Pass eterno? Di far sì che qualcun altro si vaccini? Io credo che al 31 marzo chi si è vaccinato si è vaccinato e chi non si è vaccinato non si vaccinerà. È uno zoccolo duro. Quindi probabilmente andrebbe allentato, magari lasciato soltanto per alcune attività, probabilmente per pensare di andare a visitare un parente in un RSA o per prendere un aeroplano e magari non per andare a prendere il caffè. Questo vorrebbe dire, secondo me, un alleggerimento anche del contrasto forte che c'è oggi tra due fazioni che sembrano diametralmente contrapposte. Siamo quasi come fossimo i guerrieri ghibellini. Anche perché lei dice no.